Per noi i diritti sono fondamentali nell'azione amministrativa, lo sono per le decisioni che assumiamo, una per tutte, l'acqua bene comune, lo sono anche per la pratica concreta, in questo senso la partecipazione del sindaco e quindi della città di Napoli al Mediterranean Pride di alcuni giorni fa ha rappresentato esattamente questa presa di posizione. Così come siamo impegnati contro le discriminazioni, perché discriminare sulla salute nei luoghi di lavoro è un reato grave, discriminare sulla salute e sulle scelte sessuali delle persone lo è ancora peggio. I diritti stanno alle persone come le persone stanno al loro progetto di vita, sono tutelati dalla Costituzione, il Comune di Napoli fa esattamente la propria parte. Nell'antisala dei Baroni al Maschio Angioino si è svolto un convegno per discutere di benessere aziendale e sicurezza sul lavoro, affrontando in particolare le discriminazioni di genere. Ad organizzarlo l'Osservatorio Napoli Città Sicura in collaborazione con l'Arcigay Napoli e l'Unisin Campania. Se c'è in questo momento una grossa emersione dei casi di denuncia, di aggressione ai danni delle persone LGBT proprio anche qui a Napoli, invece è bassissimo il livello di denunce di discriminazione in ambito lavorativo ai danni delle persone lesbiche, bisessuali, gay e transessuali. E soprattutto vi è un grosso problema nel mondo del lavoro riguardante le persone transessuali. Quindi credo che sia un momento importante di relazione tra l'associazionismo, l'amministrazione comunale e le istituzioni democratiche, con l'appoggio e supporto dei sindacati, di Confindustria, di tutti i componenti dell'Osservatorio del Lavoro del Comune di Napoli. Io sono convinto che per stare vicino a questa problematica conviene denunziare, 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 perché con la denuncia si dà la forza, diciamo, e si ha la possibilità di poter garantire, diciamo, da parte della cittadinanza ritorsioni che giustamente che in molti casi vengono denunciate da parte dei datori di lavoro.